Iniziamo con una presentazione su alcuni aspetti del pensiero di Heidegger. Cominciamo subito dicendo che su Heidegger, soprattutto in Italia e soprattutto negli ultimi anni, decenni, si sono diffuse anche diverse menzogne, diverse calunnie legate alla più o meno presunta vicinanza con il nazionalsocialismo. Spesso questi aspetti sono stati montati anche per creare dei casi mediatici, editoriali, dai quali evidentemente hanno tratto beneficio soltanto quelli che questi casi li hanno posti in essere. E forse avete letto anche sui quotidiani che spesso su Heidegger sono state coniate alcune espressioni come antisemitismo metafisico. Qualcuno ha sostenuto persino che Heidegger abbia introdotto il nazismo all'interno della filosofia. C'è un titolo di un libro che dice esattamente questo. Dal mio punto di vista, ma non soltanto dal mio, e mi riferisco a diversi studiosi estremamente autorevoli, citandone tra due sicuramente Friedrich von Hermann, che è stato assistente, allievo e successore di Martin Heidegger a Freiburg, all'Università di Friburgo, e ci ha lasciati da poco. Quindi cito sicuramente von Hermann, cito un altro importante studioso del pensiero di Heidegger che ha insegnato a Milano per diversi anni, che è Alfredo Marini, e potremmo citare diverse altre persone. Ecco, sono tutti nomi autorevoli che sicuramente non concordano con queste tesi. Però ciò di cui parleremo qui oggi non è questo aspetto. Se volete, appunto, rimando, ma non soltanto, al mio testo che fa una sorta di riassunto su alcuni di questi temi, ma rimando in particolare, se volete, ad esempio a questo testo di Heidegger, che si intitola Ormai solo un Dio ci può salvare, che riporta una celebre intervista che Heidegger ha rilasciato alla rivista Der Spiegel, e vi inviterei nell'edizione italiana di Guanda di soffermarvi sulla introduzione, appunto, scritta da Alfredo Marini, dove secondo me c'è la ricostruzione definitiva di ciò che riguarda i rapporti di Heidegger con il nazismo, e secondo me, leggendo queste pagine, forse una buona parte di ciò che è stato montato su questo caso si risolve. Altrimenti, se ci fossero ancora dubbi, rimando sicuramente al testo scritto da von Hermann insieme al professor Alfieri, che si intitola Martin Heidegger, La verità sui quaderni neri, e dove si cerca in modo molto autorevole di mostrare che l'edizione di questi famosi quaderni neri, che consta di migliaia di pagine, contiene al suo interno 14 citazioni, in molti casi tradotte in modo capzioso, dalle quali si potrebbero evincere alcune prese di distanza di Heidegger rispetto al pensiero ebraico. Questo testo, molto corposo, cerca di ricostruire tutta la vicenda, cerca altresì di inserire queste frasi all'interno del contesto, e in questo modo cerca di risolvere dei problemi che all'interno del testo di Heidegger evidentemente non sono neppure presenti. Quindi, dicevo, non voglio parlare di questi aspetti perché secondo me si tratta in fondo di chiacchiera da giornali, e invece vorrei cercare di entrare nel vivo di alcuni aspetti del pensiero di Heidegger che ci mostrano il fatto che Heidegger anche in quei luoghi si sia occupato di prendere fondamentalmente le distanze da quello che per lui è il pensiero dominante. Certo, possiamo trovare sporadicamente, appunto, alcune frasi in cui prende distanza dal pensiero ebraico. Certo, ma lo fa, e anche di più, nei confronti del pensiero cristiano. Lo fa, e anche di più, quindi dal punto di vista religioso, prende le distanze dal pensiero giudaico-cristiano, è vero. Dal punto di vista politico troviamo diversi passi in cui prende le distanze
dal socialismo di matrice sovietica e prendere distanze dal liberalismo capitalista di matrice statunitense. Diciamo che questi possono sembrare i quattro obiettivi di polemica. Questo significa prendere le distanze dall'Occidente, dal modo in cui un certo tipo di pensiero dominante l'abbiamo chiamato, si è affermato in Occidente e ha costruito una immagine del mondo. Heidegger fa un passo indietro rispetto a questo. Il fatto di non condividere alcuni aspetti di questa o quell'altra religione evidentemente non significa sottintendere un atteggiamento razzista nei confronti delle persone che aderiscono a quella religione, tantomeno significa condividere una ideologia che è eventualmente tesa a sterminare quella popolazione. Non c'è nulla di tutto questo in Heidegger. In Heidegger non si trova nemmeno una riga in cui viene giustificato l'antisemitismo, quindi l'avversione nei confronti di un popolo. C'è un passaggio abbastanza interessante che comincio a leggervi di Heidegger, ricordando il quale forse si può riflettere sul fatto che egli non avesse minimamente intenzioni di questo tipo, non avesse intenzione appunto di introdurre il nazismo nella filosofia, non avesse intenzione di creare una ontologia antisemita, un antisemitismo metafisico e stupidate di questo tipo. In questo passaggio Heidegger scrive: precisazione per gli asini, due punti. L'antisemitismo è tanto folle e riprovevole quanto l'intervento cruento e soprattutto quello incruento del cristianesimo contro i pagani. Heidegger prende, vedete, fortemente le distanze, soprattutto in questo caso nei confronti dell'antisemitismo. Certo, sono cose che Heidegger, ma come tutti, fa fatica a scrivere, a mettere nero su bianco, perché Heidegger, forse è noto, il primo maggio del 1933 prende la tessera del Partito Nazionale Socialista, ma attenzione, Hitler si è insediato al potere da 3 mesi. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto. Certo, magari possiamo accusarlo di non aver avuto minimamente lungimiranza in questo, certo, di essersi fatto affascinare da un personaggio nel quale si poteva già leggere forse qualcosa di quello che sarebbe accaduto, un personaggio che già rispecchiava un odio razziale e via dicendo. Però Heidegger, ciò che Heidegger ha in mente è fondamentalmente il rinnovamento culturale della Germania, dell'Occidente, ma partendo dall'università. Soltanto attraverso un rinnovamento della università sarà possibile rinnovare la cultura e dare inizio a un nuovo modo di pensare, che, attenzione, per Heidegger questo nuovo inizio del pensiero deve coincidere con una ripresa del pensiero fondamentalmente greco. Quindi ecco perché Heidegger mette tra parentesi il pensiero ebraico-cristiano da un punto di vista religioso e invece politicamente tanto il socialismo quanto il liberalismo. Sono dei modelli che per lui non funzionano e rispetto a questi propone, ma come ha fatto Nietzsche, come hanno fatto altri, il ritorno a una matrice di pensiero ben più originaria, appunto il pensiero greco. E dicevo, Heidegger fa la tessera il primo maggio del 1933 con lo scopo fondamentalmente di poter assumere la carica di rettore. Anzi, glielo chiede il rettore precedente, perché il rischio era che altrimenti il partito avesse potuto poi mandare un rettore appunto politico che arrivava direttamente dal regime. E quindi i colleghi gli chiedono di assumersi questa carica appunto per vedere se si potesse ancora salvare qualcosa, e inizialmente ci crede in questa possibilità di rinnovamento, ma di lì a poco capisce che ha le mani legate, capisce che il partito non gli lascia fare ciò che intendeva, non gli lascia mettere in campo questa rivoluzione culturale che evidentemente sognava. E certo, in quei mesi
ci sono delle frasi in cui necessariamente parla bene del Führer e via dicendo, ma era diciamo indispensabile per poter mantenere quella carica. Fatto sta che di lì a pochi mesi, e quindi diventa rettore il 27 maggio, il 23 aprile, quindi meno di un anno dopo aver avuto la tessera e essere divenuto rettore, rassegna le dimissioni e da lì in poi, fino alla sua morte, Heidegger fondamentalmente non si occuperà più di politica, però una vita ritirata. Certo, sarà un docente universitario affermato, spesso con la polizia nazista in aula che ascoltava quello che diceva e quindi evidentemente non poteva prendere le distanze in modo così netto. Con l'arrivo degli americani sarà anche peggio, sarà addirittura destituito dall'incarico e immaginate un personaggio di una certa fama, notorietà, molto apprezzato, che aveva ormai prodotto dei testi che hanno costituito un punto di rottura rispetto al quale non si può più pensare come prima. Heidegger ha operato una rivoluzione culturale, non soltanto filosofica, come poche ve ne sono state nella storia dell'Occidente. Ha pubblicato dei testi leggendo i quali si capisce che non si può più pensare come si pensava prima. E Heidegger, ben consapevole della portata del suo pensiero, si vede allontanato dall'incarico. E poi da lì in poi, non so, giornalisti che gli chiedono di dare ragione di quell'adesione, via dicendo, è rimasto in un silenzio quasi tombale, ha rilasciato appunto questa intervista chiedendo che venisse pubblicata postuma, dove gli fanno delle domande appunto spesso capziose così, e Heidegger però molto elegantemente cerca di spiegare anzitutto quello che è successo, racconta i fatti, racconta che quando nelle altre università si bruciavano i libri, eccetera, lui ha vietato i roghi dei libri di autori ebrei e spiega diversi dettagli di questo tipo, spiega che è rimasto tranquillamente in rapporto con allievi, amici, conoscenti e via dicendo di religione ebraica e poi invece è bello vedere come va avanti questa intervista quando invece emergono delle questioni filosofiche che rimandano all'ampiezza e alla complessità del pensiero di Heidegger, che però in questa intervista, appunto pensata per un pubblico più ampio, sono abbastanza fruibili. Quindi questo può essere anche un buon inizio per chi non conoscesse Heidegger, per chi non avesse dimestichezza con la filosofia. Partire da qui secondo me può essere un buon inizio. Però dicevo, pur avendo dedicato ormai alcuni minuti a questo tema, dicevo, non è tanto di questo che io vorrei parlare, ma vorrei cercare di capire insieme a voi perché Heidegger ce l'ha così tanto su con quello che abbiamo chiamato il pensiero dominante. Cosa c'è che non va tanto nel cristianesimo quanto nell'ebraismo e quanto nella politica che ormai si è affermata nella sua contemporaneità? Qual è il problema del pensiero dominante? Anche qui vi leggo un breve passaggio in cui parla dei suoi contemporanei e dice: gli odierni, che sono degni di essere menzionati giusto per prenderne le distanze, restano esclusi dal sapere del cammino speculativo, si rifugiano tra i nuovi contenuti e, adducendo gli argomenti del politico e del razziale, fanno sfoggio di un ornamento finora sconosciuto nell'antico corredo della filosofia di scuola. E qui prende le distanze in modo molto netto dai suoi contemporanei, dal pensiero filosofico in generale, ma in particolare da quei pensatori, non so, che costruiscono e poi utilizzano un pensiero razziale, che evidentemente per lui è quanto di più abominevole, ma non c'è neanche bisogno di stare a giustificare questo, perché è evidente che un pensatore della grandiosità, della maestosità di Heidegger, basti vedere quanto ha scritto, basti provare a leggere alcuni dei suoi testi, sarebbe sufficiente che tante di quelle persone che scrivono sui giornali provassero a confrontarsi con l'ontologia di Heidegger. È evidente che è una sorta di contraddizione in termini pensare che un uomo di quella caratura potesse aver sviluppato un pensiero antisemita. Quindi abbandoniamo questo percorso.
E dicevo, proviamo a chiederci cosa c'è che non va in questo pensiero dominante. Se volessimo dirla in termini heideggeriani, una cosa magari diventerebbe un po' più complessa, la risposta potrebbe essere questa, che l'essere, che è la nozione alla quale Heidegger dedica tutto il suo percorso di lavoro, il concetto di essere, quello che è stato per primo pensato dalla filosofia con Parmenide, ma evidentemente già nei pensatori anche precedenti a Parmenide, no? Gli enti sono citati, Tois, Usoi, sono citati già nel frammento di Anassimandro. Quindi il concetto di essere che segna un filo rosso di tutta la storia della filosofia, possiamo dire da Anassimandro a Parmenide, sino al Platone, Aristotele, il pensiero medievale, via dicendo, e poi anche dopo, pensiamo, non so, alle pagine di Hegel e via dicendo, ma anche dopo Heidegger, pensiamo alle riflessioni di Emanuele Severino. Ecco, quindi il filo rosso della storia della filosofia. Ecco, Heidegger sostiene che il concetto di essere è stato tradito, ma già da subito, già all'inizio. Il concetto di essere è stato pensato come un ente, e qui avremmo bisogno di più tempo, qui non ne abbiamo per spiegare meglio cosa intenda Heidegger con questo aspetto. Cerchiamo di tradurlo in un modo un po' più semplice perché il nostro discorso possa andare avanti. Poi se volete magari se c'è tempo, c'è un dibattito dopo, magari possiamo anche riprendere questo aspetto. Se volessimo tradurre in chiave un po' più pratica questo problema della storia della filosofia, che coincide con il fatto di aver obliato, dimenticato la vera natura dell'essere e di averlo tradotto a livello dell'ente, di aver entificato l'essere, averlo trattato come un ente, per capirci meglio potremmo dire quasi come una cosa, come qualcosa che possiamo definire, di cui possiamo parlare, senza capire che invece l'essere abita quella dimensione dell'indeterminato con la quale alla quale ci si può avvicinare soltanto con un pensiero altro, quindi non un pensiero che dice, non un pensiero che definisce il libro, il tavolo, l'universo, Dio, l'amore, la morte, via dicendo, non un pensiero che definisce, ma un pensiero altro che prova ad avvicinarsi a qualcosa che invece è indicibile. Ecco, se volessimo spiegare con parole un po' più semplici questo, allora potremmo semplicemente dire che il problema della storia dell'Occidente nell'aver identificato l'essere consiste nel fatto che la natura, l'idea di natura è profondamente cambiata. L'idea di natura dell'uomo greco era completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi oggi. Per noi la natura fondamentalmente è il mondo esterno, esterno rispetto a noi, rispetto a un soggetto, è l'altro, è qualcosa che sta di là, che sta là fuori, è qualcosa che sta di contro. Heidegger giustamente dirà, diventa un objectum, che tanto in greco quanto in tedesco, quanto in latino e via dicendo, objectum in latino è ciò che è gettato fuori, ciò che sta contro, in tedesco Gegenstand uguale, ciò che sta contro. La natura diventa qualcosa che sta lì, qualcosa che può essere utilizzata da noi, e questo contraddice invece l'idea di natura dell'uomo greco, che è esattamente l'opposto. Heidegger riflette molto sul concetto di physis. Heidegger, come forse sapete, si diverte molto spesso a scavare nelle parole, nell'etimologia delle parole, per trovare il significato originario. Physis, legata al verbo phio, significa divenire, diventare, ma anche nel senso di maturare, anche nel senso di germogliare. La natura è un tutto in divenire, è un tutto vivente, è un tutto che respira. Quella natura piena di dei, piena di vita, diceva già il primo filosofo Talete, no? È una natura vivente, germogliante, della quale l'essere umano è parte tanto quanto il tavolo e la sedia. E già dire parte è già sbagliato, perché è un tutto in cui le parti
sono pensabili solo come astrazione. Pensiamo all'organismo vivente, al nostro corpo. Non esiste il fegato da solo. Non può sussistere, non può vivere un fegato da solo. Sussiste solo all'interno di un'architettura ben più interconnessa. E la natura per l'uomo greco è questo. È questa interconnessione. È il movimento stesso di questa interconnessione. Questo era il modo in cui gli antichi pensavano alla natura. Noi, attraverso tanti passaggi, attraverso quel percorso che ha posto al centro l'essere umano, in tanti modi, con Socrate all'inizio. Forse Socrate e Cristo sono stati i due più autorevoli responsabili dell'antropocentrismo, del fatto che l'essere umano è stato posto al centro. E ma anche la tradizione ebraica, però, già nel libro della Genesi diceva esattamente queste cose, no? Nel momento in cui l'uomo è creato, è l'unica creatura creata a immagine e somiglianza di Dio, l'unica creatura che può dominare sugli animali, gli uccelli del cielo, gli animali della terra, i pesci del mare, via dicendo, no? Quindi la tradizione che si incammina in Grecia con Socrate prima, poi Platone, poi Aristotele, e la tradizione giudaico-cristiana danno vita a un'altra storia, una storia differente rispetto a quella greca, perché attenzione, non vi ho detto, ma quando Heidegger parla di un ritorno al pensiero greco, e il pensiero greco fondamentalmente presocratico, non è il pensiero di Socrate, Platone e Aristotele, che è già tardo, come ci ha insegnato Nietzsche. Nietzsche insegnava che quella era già decadenza, che con Socrate inizia la decadenza di un pensiero originario. Ecco, Heidegger cerca allora di recuperare l'essenza, la vera valenza di quel pensiero greco che sta a monte, che appunto ci consegna una idea di natura differente. E perché la natura poi, con Platone in parte, ma soprattutto con Aristotele, diventa, e appunto Heidegger dice qualcosa che, noi abbiamo detto qualcosa che sta contro, qualcosa che è a disposizione, e Aristotele utilizza, per parlare della materia, il termine hyle. Hyle in greco collegato al latino silva, cioè la selva, il bosco, via dicendo, e sta a indicare che la materia di cui si compone il mondo, non è più un grande essere vivente, non è più una genitrice, una matrice originaria che produce le forme, come dirà ad esempio Giordano Bruno, no, niente di tutto questo, o come dicevano i presocratici, no, la materia è, potremmo dire, quasi un legname, hyle, è legato proprio al materiale di cui sono composti gli alberi nella foresta, ma un materiale che è lì a disposizione per noi. La foresta comincia a essere vista come un materiale, non come qualcosa di sacro, non come il luogo in cui abitava questa o quella ninfa, questa o quella dea, non il luogo nel cui profondo abita Diana, che poi viene scoperta da Teone, via dicendo. Ecco, perde la magia, perde la sacralità e diventa materiale a disposizione. E Heidegger dice: questo è ciò che caratterizza il pensiero dominante, il fatto di pensare il mondo esterno, anzitutto di pensarlo come esterno, e poi di pensarlo come qualcosa a disposizione. Questa è l'essenza della tecnica. Al di là delle stupidate che a volte si dicono sulla tecnica e via dicendo, per Heidegger quantomeno, l'essenza della tecnica consiste nel fatto che il mondo è divenuto un obiettum, un oggetto, a disposizione, una riserva, una miniera a disposizione, una riserva di energia che possiamo continuamente sfruttare. E l'essere umano, di contro, diventa il subiectum, ciò che soggiace, nel senso colui che è metro di tutto quanto, e come dicevano ad esempio anche i sofisti, che forse sono i veri iniziatori dell'antropocentrismo, ancor prima, ecco, comunque insieme a Socrate, con l'idea di Protagora, secondo cui l'uomo è misura di tutte le cose. E allora qui comincia una nuova umanità, quella che magari può piacerci di più, Heidegger sicuramente piace di meno. E quella idea secondo cui, dicevamo, la natura è qualcosa che sta lì, e allora io spesso ripeto questa cosa, allora a poco vale invece l'atteggiamento opposto di quelli che vogliono salvare il pianeta,
perché si situano esattamente nella medesima dinamica per cui l'essere umano sta al di sopra, è il subiectum, soggiace, sta sotto, sta sopra, comunque sta prima rispetto alla natura, e alcuni vogliono distruggerla, però poi ci sono gli altri buoni che invece vogliono salvarla. E Heidegger invece propone un cambio radicale di prospettiva. Dobbiamo smettere di pensarci al di sopra della natura per sfruttarla oppure per salvarla, ma dobbiamo tornare a sentirci, a essere parte della natura stessa, del respiro della natura, tornare a respirare con la natura, un po' forse come vorrebbe il pensiero orientale, come sicuramente voleva il pensiero presocratico, che è la vera matrice del pensiero heideggeriano. E quindi Heidegger, dicevo, prende distanza da tutto questo. Prende distanza principalmente da quella concezione del mondo che abbiamo ereditato, diciamo, da Aristotele, ma Aristotele che già metteva insieme il suo pensiero, quello di Platone, quello di Socrate, quello di una grecità matura, secondo cui il mondo sarebbe fatto di sostanze, sarebbe fatto di cose, sarebbe fatto di oggetti. Ecco dove va a concretarsi, a raggrumarsi e a incancrenirsi l'essere nel momento in cui si identifica. Ecco che ci troviamo di fronte a un mondo fatto di oggetti, un mondo fatto di cose. E Cartesio sicuramente è l'emblema di questo percorso, che ci dice che il mondo consta di due sostanze: una sostanza pensante, la res cogitans, e una sostanza estesa, la materia, la materialità. E quindi ci sarebbero, cioè, ormai, dopo Platone, dopo Aristotele, ci troviamo dinanzi a due mondi, non più uno solo. Il problema è che il pensiero dominante ragiona in termini dualistici, fondato sull'idea che ci sia il mondo dell'anima, il mondo spirituale, o addirittura oltre questo mondo, il mondo vero in cui l'anima poi finalmente potrà vivere beata in eterno nell'aldilà, da una parte, e poi il mondo materiale, il mondo concreto, il mondo fatto di cose che possiamo vedere, toccare, misurare, descrivere, via dicendo, che non soltanto è diverso, ma viene collocato in una dimensione inferiore rispetto alla dimensione spirituale. Abbiamo creato due mondi, abbiamo detto che uno è più importante e l'altro invece è secondario. Ecco, questa è la concezione che riassume il dualismo dell'Occidente, dal quale Heidegger veramente prende le distanze. E allora capite che l'ebraismo, il cristianesimo e certi modi di fare filosofia, politica e via dicendo della sua contemporaneità non sono nient'altro che figure di questo. Non possiamo scambiare il fatto di prendere le distanze, non so, da un pensiero monoteista con una presa di posizione antisemita. Non c'è nulla di tutto questo in Heidegger, è una idiozia colossale. Il fatto che qualcuno l'abbia scritto, l'abbia pensato, abbia provato di estrapolare indebitamente alcune frasi da un contesto completamente diverso per dire: ecco, guarda, qui Heidegger è antisemita. Ma stiamo parlando di tutt'altro. La grandezza del pensiero di Heidegger, che non voglio essere qui adesso a difendere perché non ne ha bisogno, evidentemente non va in questa direzione. E allora adesso forse la cosa che dobbiamo chiederci è quest'altra. Quindi, se abbiamo capito qual è il pensiero dominante, che, detto in poche parole, è il pensiero della tecnica, e c'è tecnica non soltanto dalla rivoluzione industriale, ma il pensiero della tecnica si impone nel momento in cui l'essere viene pensato come ente, nel momento in cui l'essere umano pensa a se stesso al centro. Quindi diciamo che già dalla classicità greca il pensiero della tecnica si è imposto, non è una cosa recente. Non dobbiamo pensare che la tecnica è l'utilizzo degli strumenti tecnologici, questa è un'altra cosa, molto meno interessante, rispetto invece a un pensiero che fonda la possibilità di produrre tecnologia, è un'altra cosa. Queste sono le condizioni a priori di possibilità della tecnologia, quelle su cui riflette Heidegger, e il pensiero dominante della tecnica è quello che appunto si impone oltre 2000 anni fa e che permane
sempre più forte, sempre più radicato nell'Occidente. Bene, quindi la domanda che possiamo farci allora è questa: se Heidegger prende le distanze da questo, da quello che abbiamo chiamato noi pensiero dominante, qual è, se fosse possibile dirla in poche parole, quale può essere la soluzione, quantomeno Heidegger cosa contrappone al pensiero della tecnica? Abbiamo già accennato sicuramente un ritorno alla dimensione della presocratica, in cui la natura era pensata in un modo differente, ma come facciamo di fatto a dar vita a quello che Heidegger chiama un nuovo inizio? Perché c'è stato il primo inizio, che è quello della filosofia, in cui i primi filosofi all'inizio si interrogavano sull'inizio, sull'archè, perché la filosofia non è nient'altro se non interrogazione sull'inizio. Bene, i filosofi che si sono realmente interrogati sull'inizio sono quelli dell'inizio. Come facciamo a porre un altro inizio? Adesso, sulla base di cosa? Sulla base di quale pensiero possiamo provare a incamminarci lungo un nuovo sentiero? E qui appunto dovremmo aprire una parentesi enorme, avremmo bisogno non dei 20 minuti, 10, non so quanti che ci rimangono, ma avremmo bisogno di studiare i testi di Heidegger per capire di cosa stiamo parlando. Ecco, però sicuramente possiamo accennare qualcosa. Dobbiamo cominciare a dire che fondamentale è provare a pensare l'essere in un modo nuovo, non più come un concetto, un oggetto del pensiero, qualcosa che possiamo definire, su cui possiamo elaborare una teoria e via dicendo. No, dobbiamo provare a pensarlo, e se vogliamo usare una terminologia heideggeriana dobbiamo provare a pensarlo come evento. E qui il pensiero dell'evento ovviamente è forse il difficile da pensarsi nel pensiero di Heidegger, che appunto impone di abbandonare quella metafisica della sostanza, quella metafisica per cui il mondo è fatto di cose che possiamo definire, per cui il mondo stesso è una grande cosa che possiamo definire, per cui Dio stesso è un sommo mens, diceva Tommaso, no? un ente sommo, ma pur sempre un ente, senza avvederci della possibilità che ci sia qualcosa prima, dietro, dopo, oltre, scegliete voi il termine che più vi aggrada, che comunque non si esaurisce in questo, che comunque non può essere trattato come sostanza, e che noi non potremo fare altro che provare a dire, nominare come se fosse una sostanza, però stando sempre in guardia rispetto al fatto che il nostro dire non sarà mai sufficiente. E quindi pensare l'essere come evento, diciamo, è il compito che rimane alla filosofia. Dato che i minuti che restano sono pochi, vorrei leggervi un passaggio da quello che forse insieme a Essere Tempo è il testo capitale di Heidegger. Mi riferisco ai contributi alla filosofia, Beiträge zur Philosophie vom Ereignis, dall'evento. Il concetto di evento è citato anche nel sottotitolo, Ereignis in tedesco. E qui siamo, se volete, pagina 94-95 dell'unica edizione italiana che c'è, cioè di Adelphi, dove Heidegger scrive questo passaggio. Leggiamo solo questo, su diverse centinaia di pagine, per dare una piccola testimonianza relativa a ciò che Heidegger ci suggerisce in questa necessità di provare a pensare diversamente l'essere, e quindi provare a pensare in modo nuovo in generale. Dice, scrive Heidegger: qui accade l'essere riaccolti nella terra che si richiude. Pensare l'evento significa non attivamente vedere, dire, descrivere, spiegare l'evento. Non significa
costruire una nuova teoria, una nuova filosofia sull'evento. Significa che pensando l'evento accade e viene, e questo è il senso della parola, che cosa? L'essere riaccolti nella terra che si richiude. E qui Heidegger forse non fa neppure un passo avanti, e questo è meraviglioso però, rispetto a Nietzsche, che nel suo disegno dell'uomo che doveva venire, quell'uomo dell'oltre, quando si chiede ma che cos'è questo superuomo? Cos'è questo uomo dell'oltre, Übermensch? Nelle pagine iniziali di Zarathustra la risposta è: l'uomo dell'oltre è il senso della terra. È la possibilità di riappropriarsi a una dimensione della terra, della natura, che ormai è andata perduta. Chi vuole poi in questo ci veda, sì, Heidegger è il nazista che parla della necessità di tornare al suolo, il suolo della Germania, dei tedeschi ariani che devono sterminare le altre popolazioni. Chi vuole può leggerlo così, ma Heidegger dice qualcosa di completamente differente. Heidegger parla della possibilità di essere riaccolti all'interno di una terra che respira, che è viva quanto noi, rispetto alla quale l'essere viventi è un attimo, è quella fugace possibilità di aver momentaneamente preso le distanze da questa totalità che ai nostri occhi appare inorganica, questa terra che invece è pervasa da questo principio che è vita, che è essere, essere è vita fondamentalmente, che si richiude, che ci riaccoglie, che ci riabbraccia, come fosse un grembo materno dal quale provvisoriamente siamo spuntati fuori per poi fare ritorno. Andiamo avanti con la citazione. Solo che questo accadere dell'esserci non è mai per sé, ma appartiene all'accendersi della contesa fra terra e mondo, all'insistenza nell'evento. Filosofia, due punti. Trovare e portare alla luce le semplici vedute e le figure familiari in cui l'essenziale presentarsi dell'esse, sarebbe l'essere scritto con la Y in tedesco, è messo in salvo ed è elevato nei cuori. Cosa significa fare filosofia in ultima analisi? Significa fare filosofia analitica come molti fanno e cercare le strutture logiche del linguaggio e via dicendo? Oppure fare filosofia significa, Heidegger dice, portare alla luce le semplici vedute figure familiari, tornare a ciò che in origine valeva per l'uomo greco e che noi abbiamo perduto, tornare a riconquistare quella prossimità nei confronti della terra che abbiamo perduto, quella familiarità. Questo tema della familiarità ricorre anche in Essere Tempo, l'idea di avere una familiarità col mondo, l'idea che non c'è una distanza, una differenza tra l'essere umano e il suo mondo, ma c'è una familiarità che fa sì che noi siamo immersi nella prassi come un pesce nell'acqua, o come l'acqua nell'acqua, forse dovremmo dire, per capire meglio ciò di cui stiamo parlando, e in cui finalmente l'essere che si era perduto è messo in salvo ed elevato nei cuori. Prosegue. Chi sia capace di entrambe le cose, lo sguardo più lontano, nell'essenza più velata dell'esse e il più vicino riuscire della figura che risplende e manifesta dell'ente che si mette in salvo. Finisco con la citazione perché i minuti sono quasi finiti. Al pensiero non resta che il dire più semplice dell'immagine più diafana nella più pura reticenza. Il primo pensatore futuro deve essere capace di ciò. E quindi il compito del pensiero, del pensatore, è un compito importante, un compito gravoso. Quando in questa intervista, qui detto con parole più semplici, gli chiedono: beh, ma professore, immaginiamo, ci stiamo riferendo, noi oggi pensiamo a Heidegger come il filosofo, non so, poteva essere Platone, Parmenide, ma
di fatto qui era un professore universitario, qui fanno un'intervista e gli chiedono: professore, ma vediamo tutti quanti la condizione di crisi nella quale stiamo vivendo, qual è la via di uscita, cosa fa la filosofia, cosa ci propone di fare la filosofia? E vogliono evidentemente una ricetta a buon mercato, ma una ricetta a buon mercato Heidegger sa bene che non esiste. E l'unica cosa che dice è che ciò che si può fare è provare a preparare, dice, nel pensare, nel poetare, un terreno nuovo perché lentamente possa svilupparsi una nuova forma di pensiero. Il cammino da fare è lungo, non c'è una ricetta semplice. La tecnica con la massima efficienza nel minor tempo possibile offre ricette semplici, veloci, a buon mercato. La filosofia no. La filosofia, se può fare qualcosa con la lentezza che deve accompagnarsi alla precauzione del suo procedere, può semplicemente provare a preparare un terreno fertile per cui possa nascere qualcosa di nuovo. E niente, qui c'era un'altra citazione che avrei letto, ma non facciamo in tempo soprattutto a commentarla, quindi chiudiamo soltanto con questa riflessione che ci dice che sviluppare una nuova, potremmo dire, visione del mondo, ma è una parola che a Heidegger non piace, provare a sviluppare un nuovo tipo di pensiero evidentemente poi richiede anche uno sforzo ben più grande, uno sforzo ben più alto, quello di provare a costruire una nuova etica, una nuova politica, una nuova forma di essere umano. E chiudo facendovi riflettere soltanto su una piccolissima cosa. Un pensatore altrettanto grandioso rispetto a Heidegger, che è Spinoza, ha scritto il suo capolavoro nel quale ci espone di fatto la sua visione del mondo, la visione che possiamo definire panteista, se vogliamo ridurla in due parole che non danno ragione della complessità del pensiero di Spinoza, ma quell'opera avrebbe potuto intitolarla in diversi modi, in tanti modi. Parla della sostanza, poteva essere usiologia, una teoria sulla sostanza. Avrebbe potuto intitolarla metafisica, perché è una metafisica. Poteva essere un trattato su Dio o sulla natura, perché parla di Dio e della natura. Poteva scegliere tanti titoli. Il titolo che sceglie Spinoza è etica, perché Spinoza capisce bene che una rivoluzione culturale come quella che egli sta mettendo in pratica dà vita a un uomo nuovo che ha bisogno di costruirsi sulla base di una etica nuova. E nel caso di Heidegger vale lo stesso. Il lavoro da fare nel momento in cui si prova a pensare diversamente è poi quello di provare a capire quale sarà l'umanità futura che voglia provare a confrontarsi con questi temi, al di là delle baggianate sulle questioni che invece hanno, appunto, dicevo all'inizio, infangato il pensiero di Heidegger, che, come spero abbiate potuto intravedere, a mio avviso, ma non soltanto a mio avviso, va ben oltre rispetto a tutto questo. Vi ringrazio per l'attenzione, forse c'è un...